Domanda, perché nel box domande su Instagram, dove abbiamo chiesto alla gente di mandarci la foto form degli oggetti inutili che ha comprato, tu hai mandato una foto di ciube? Dei spalle, salotto. Sì, è vero. Ma veramente? Non l'ho visto. Ma non è vero. No, non come inutile. No, a parte che Ciuber non è un oggetto. L'animale domestico non è un oggetto. Cioè, no, un oggetto. A proposito, quando muore lo sostituisce. Sono arrivati una marea di gatte. Ma come? Sì, ma tantissimi. Come oggetti inutili, sì. Come acquisti sbagliati. Sì. Io mi sono già pentito del mio. Cioè, il tuo è pezzo di me. Inoltre, d'estate non si può accarezzare, però è bello da fotografare. In più, pratica autoerotismo. Per ora, perché non gli avete ancora tagliato le palle. Quello è positivo. Beh, non quando ce l'hai di fianco che senti l'aroma. Abbiamo fatto un form in cui vi abbiamo chiesto di mandarci degli oggetti inutili, quelli tipici. Oggetti che compri con magari un obiettivo ma che non userai mai. Sì, poi questi... è stato interpretato in maniera diversa questo. Sì, esatto. Io ho scelto la nicchia di interpretazione. Che qual è? Oggetti che tu pensavi fossero utili, poi all'atto pratico ti accorgi che è totalmente inutile. Cioè che poi in realtà hanno una funzione. Mentre la maggior parte della gente ha dato tipo soprammobili. Sono quegli oggetti di cui ti penti. Sì, alla fine è quello. O i regali della comunione. Vabbè, niente. Ma fra... No, io ho scoperto. No, aspetta. Quando è che si regala la catenina d'oro? Alla comunione. Grazie a me non me l'hanno al data. Al battesimo. Non me l'hanno data ed è una roba che pur da non credente vorrei portare al collo. Poi no, la non per rivenderla, mi piace proprio come cosa. L'ho venduta. Sì, è andato compro oro di fronte a casa mia. Ah, posso farlo anch'io? Non credo sia il periodo migliore. Ma scusa, essere... non sei stato battezzato te? Io, perché non te l'ha andata? Io non ce l'ho. Non lo so. Ah, io ho fatto anche la comunione, non ce l'ho. Siete sicuri? Te lo non giuro. È che l'hanno venduta prima. Ah, non lo so, quello può essere. No, mai stato. Di latte ce li avete? Altra cosa, non fa un po' strano che l'essere umano conservi i propri denti? Ma cosa c'entra con non è vero che li conservi? Boh, non lo so, era una roba che io non li ho i miei denti. Io li conservavo dentro un barattolino. Prendeva la fattina. Io ho morso un mio dente. Uno di quei duro. Ma partiamo con gli oggetti inutili. No, per ognuno abbiamo, oltre alla foto, a volte più foto e una breve descrizione. Wow. Qua naturalmente abbiamo il master degli oggetti inutili, cioè il ragazzo alla mia destra, che non voglio nominare. Elson Venceslai. Ah, tipo delle cose proprio che io ho più roba inutile che utile. È roba molto utile, ma che non usi e quindi diventa inutile. Ma c'è anche una testa di un bufalo d'oro. Quella è non l'avrei estremamente inutile. Sarebbe stata invece la cosa quello che avrei mandato io. Ma infatti, siccome hanno mandato una marea di risposte, poi è già pronto un altro salotto. Assolutamente. Prego. Enter. Questi sono quei cuscinoni per questo qua io. Ce l'ha Eddie a casa, il nostro fonico. Lo usa? Non gliel'ho mai visto. Ma questo serve veramente per... Sì, il problema è che fa solo enter. Eddie mi ricordo che lo comprò perché gli si ruppe l'enter. Oh no, cioè, no. Ma lui l'aveva preso perché ogni tanto si divertiva a incazzarsi o sbattere. No, gli si era rotto l'enter. Era una leggenda, non è vero? No, è figo, però è la tipica cosa che fai la gag una volta e mai esatto. più. Però scusami, questo è monto dei video, no? Sì. Ok, prendo un tasto che magari è simbolo, no? Esatto. Editing video, tipo rage quit, e lo tengo lì. Mi è appena fatto venire in mente una roba fighissima. Ping. Noi a Pingu, no, non gli regaliamo questo, gli facciamo un'intera tastiera con i cosi giganti che deve tipo montare così. Io invece volevo fare una roba che per andare in live dobbiamo arrivare ognuno di noi, mi inserire una chiave, poi si apre questo robo con un tasto gigante, e poi e parte la live. Bello questo. Tipo Power Ranger. Ma andiamo a sentire cosa ci hanno scritto. Francesco ha pagato 4 euro. Bellissimo. Dice, è inutile perché è un semplice tasto che si collega al computer e l'unico input è l'invio. Però viene dato se si dà un cazzotto sul pulsante. È inutile perché non ti viene in mente di collegarlo al PC perché occupa solo spazio sulla scrivania. Però devo dire che è abbastanza carino come oggetto da tenere in bella vista. Prende un sacco di polvere, però chiunque entra in camera lo nota. Io ammetto che proverei a premerlo con diverse parti del corpo. Yeah. Attacchi al muro e ci tiri le testate. Cos'è? Cos'è? Cervantà. Queste, e andiamo a leggere subito, Avengers. Sono cannucce, costate 2,30 euro. Cavolo, sono delle cannucce mega lunghe, dice Miss L. Zacchi. Ho pensato che figata assurda, posso farci le super bevute durante i film, anche da lontano, senza prendere il bicchiere. Non solo non ti arriverà mai quello che disperatamente stai tentando di bere, ma ti arriverà precisamente a metà, per farti credere di potercela fare e poi tornerà indietro. Perché non c'hai polmone. Miss L. Zacchi ha scoperto l'idraulica. Però ma secondo me mi è dispiaciuto un po' di potenza. Considerate che tipo Cesare la settimana scorsa stava per morire perché stava gonfiando un bracciolo. Però in realtà come concetto è figo. Ma peccato non le potremmo prendere anche. Magari non le ha usate nella maniera giusta. Vendono delle piccole pompe che fanno pompare l'acqua. Ah, è vero, ce l'avevamo noi una volta. Quindi se ci sono dei tubi che magari hanno delle ricordi quella che sì, è vero, è vero, è vero. Spingere sono queste pompe. Quindi potremmo creare delle cannucce con delle pompe. Beh, inutile. Perché no, però. Le vorrei provare. Anch'io vorrei provarle. Inquinamento.
quando tirano fuori una cannuccia da una foca gigante lunga così. Ah, questo le odio queste cose. Dai, questo è bello. Questa è proprio la roba inutile. Cioè, i porta scotch, i porta biro. Questo ti tiene i post-it, lo scotch e la penna. E poi anche simpatico. Mi li terresti comunque da un'altra parte. Sulla scrivania ci rimarrebbero comunque. Per me è la tipica cosa che ti regala tua madre. Ma che poi la bocca del tipo è un portapenna. No, un fermacavi. Un portapenna. Andiamo a leggere cosa ci dice Irene, che l'ha pagato 15 euro. Pensavo fosse super utile all'inizio, ma è solo scomodo e l'omino cade sempre. E nel cesto c'è troppo poco spazio per le graffette. Dentro c'è le graffette, carino. No, allora, a livello di design è molto carino. Esagerato. Poi che cazzo usi post-it? È lo scotch. No, lo scotch è vero, sai che lo scotch siccome non lo usa più nessuno. Io sì. Dimmi l'ultima cosa perché ho usato lo scotch. Rapire le persone. E i post-it? Sei un po' scemo. I post-it? Per scrivere sopra che persona è. Andiamo avanti. Ah, questo non si vede benissimo, ma... occhiali 3D. No, adesso andiamo a leggere quello che ha scritto, sono geniali secondo me. Claudio, pagato 15 euro, occhiali con specchietto retrovisore. Brava figo, ma si rischia di distrarsi troppo mentre si cammina e sbattere da qualche parte. Ma ragazzi, ma cosa vuol dire? E sono divisi a metà? Guarda, di lato e vedi dietro. Ok, ma quando li indossi non è un casino per la tua vista? Infatti detto che non li usa più. Però palesemente comprati per guardare i sederini. No, io devo andare in bici con quelli. No, io ho sempre... No, Nick, non farlo. Ho sempre l'ansia di qualcuno dietro, soprattutto quando vado a buttare il rusco la sera. Se ti metti quello, in effetti puoi andare dritto senza voltarti sempre indietro. Chiederei a Claudio di rivalutare. Non male, però. Io li vorrei provare. Vorrei capire quanto ti fastidio quando non guardi dietro. Sarebbero fighi anche degli specchietti retrovisori che ti metti ai polsi. Capito, ma se fai così con uno specchietto, tanto vale girarti. Non è che non si vede. Vabbè, mi sembrava una bella idea. Prossimo. Ah, no, basta. Non mandare. È un cane vero. Questo l'ho dovuto mettere. Ah, no, ok. Alice, 30 euro. Marsupio per portare il cane in bicicletta. Ho usato due volte e basta. Perché era davvero impossibile tenere 6 kg di cane sul petto. Da quella felicità del piccolo Yu. Lui stava appeso, cioè lui stava appeso così mentre lei andava. Secondo me è bella idea, ma anche lì. Si poteva anche impacchettare. Povero Yu. 6 kg roba. Forse però sei un chihuahua. Scatola. Esatto, uno scatolone chiuso, sigillato. Mi dispiace. Senza buchi per l'aria. No, no, con i buchini. Tu mi hai portato il ciube in bici? Certo, anche in moto. Guidava ciube. Ah. Cos'è? Cos'è? Tovaglia. Spero che siano delle portine. Celeste, 3 euro a pezzo, additivi, parasole per finestrini posteriori. No, allora, ho un aneddoto, lo stavo per dire. Quello ce l'ha un mio vicino di casa. Ha attaccato nello specchietto quello in fondo. Che nello specchietto... Io una sera ero lì un pochettino addormentato e quindi ho fatto retromarcia e a un certo punto mi si è illuminata la regina. Con i miei fari ho illuminato la regina e mi sono preso un scagazzo assurdo perché ti vedi questa qua così pesissimo. Mio padre li ha presi su Alibaba, per fortuna non l'hai mai messi. Ma perché tuo padre prende queste cose? Non lo so. Maniera un po' da boomer. A me fa ridere che questa era una ragazzina, li ha presi. Ne ho patentato per la sua futura macchina. Però ha i finestrini oscurati, quindi non li può usare. Peccato. Ma li messi però? No, ha detto di no. Quindi ce li ha e adesso non sa cosa farsi. Ma lei è mega inquietante, Palpatine. Però dai, ha speso poco. Ah. Cos'è? È lana di alpaca? No, è lana di alpaca. È pelo di alpaca. Ma per fare? Francesca, 10 euro. Un antistress di fibra lavorata di alpaca. Morbidissimo, ma toccarlo troppo rischi di sporcarlo e rovinarlo. Ci ho infilato la mano mezza volta e mi sono vagamente sentita in colpa. Quindi da allora prende polvere in libreria. L'ho acquistato dopo aver accarezzato tanti alpachini meravigliosi. Quindi ancora rincoglionita dalla felicità e per supportare l'allevamento. Beh, figo. Beh, figo. Ma sai che è una roba che vorrei toccare? Ma sì, ma palesemente non però non ti mettono dentro del pelo di alpaca. Sì, sarà vero. Fa le maglie con il pelo di alpaca. Di l'alpaca? La mica muore se lo taglierà il pelo. Sì. Ah, litosi, ok. Io pensavo uccidono l'alpaca e poi prendono la pelliccia. Non è un visore. Che figo, no, vorrei è stato un botto quello di toccarlo. Ma lo vende un suo Amazon? Chiamo Tonno, cerca tutto. Qui crea una pagina nel nostro negozio Amazon con tutti gli oggetti che trova. Esatto. Please. Vabbè, dai. Il corno da birra con la staffa. Beh, però bellino, dai. Però sai cos'è? Che sono quelle cose che nessuno usa nella realtà. È un bicchiere da birra. Ma no, non lo usi mai. Anche tipo il boccale un po' particolare, non lo userai mai. Perché, come ci dice Martina, che ha pagato 10 euro, mio fratello Filippo ha comprato questo bicchiere da birra a forma di corno vichingo. Oltre che essere scomodo da utilizzare, è anche scomodissimo da pulire. L'ho acquistato impulsivamente online perché pensavo fosse figo, ma se ne è pentito dopo il primo utilizzo. Tant'è che adesso è su uno scaffale a prendere solo polvere. Poi secondo me non è particolarmente capito. Non ci sta una pinta. E noi abbiamo comprato dei bicchieri con un diametro troppo stretto che non si riesce mai a arrivare in fondo. Sì, penso che in fondo ormai ci sia quelli rosa, la cricca, no? Quindi... quelli rosa, quelli zigrinati. 10 euro. L'uno è tanto. Ma cos'è? Una saponetta?
Ho un sasso di... È il tuo totem, vengo a scuola, non vengo a scuola. Anna, 2 euro, è un antistress strappiccicoso e bruttissimo. Anziché togliere lo stress te lo fa peggiorare. Ma certo. Non so neanche perché l'ho preso. Oh, cose gommose che si raffredda la polvere. Ma in realtà quelli possono essere riutilizzati per tipo pulire tastiere, roba del genere, perché se li passi sopra... Sì, ma la seconda volta che li hai usati sono già pieni di... No, è vero, è vero. Non si lavano. È vero. Non si riescono a lavare neanche sotto l'acqua. No, non viene via. Pessimo acquisto. Questo è illegale, credo. Penso sia un coltello. No, secondo me è minuscolo. È un accendino. È una mini katana taglia carta, tipo. Taglia carta. E però perché te lo devi legare in cintura? Per uccidere le fermacarte. Un portachiavi. Andiamo a vedere. Angelo, 8 euro. Un portachiavi a forma di katana appena visto da AliExpress. Me ne innamorai. Addirittura. Totalmente inutile, per di più, lavorando io in aeroporto. Ma come? Ho creato non pochi problemi. Soprattutto perché la lama è affilata e non sapevo se fosse. No, pensa a questo arresto. Beh, pesissimo, ti beccano i controlli. Sì, ma questo qua, scusa, lavora in aeroporto e si porta una lama come portachiavi. Ma non sapeva chi fosse. È la descrizione. Era fuorviante. Tipo te che giri con le lame. Tu giri con dei coltellini. Ma non è vero. Ma te in aereo come fai, Nick? Non lo porto. No, io sapevo che le ingoiava e lo ricagava quando arrivò. Auguri, se ti si apre il cacciavite è finito. No. Ah, mera, lo so, aspetta. Non l'avevo mai visto. Sono forbici quelle che fanno le frangette. Solo le frangette, non facciamo qualcos'altro. Andiamo a leggere. Chiara, non ricordo, ma meno 10 euro. Classiche forbici che ti vendono le bancarelle che in teoria dovrebbero tagliare in piccoli pezzi qualsiasi alimento. In pratica non tagliano niente. Questi sono quegli oggetti che fanno le dimostrazioni tipo nei mercati. Eravamo a Roma e c'era uno che faceva le dimostrazioni con questo aggeggio e aveva, vi giuro, 3 kg di carota tagliata di fianco che poi butta nel pattino. Perché fa tutti sti filamenti per tutto il giorno. E il problema è che tipo consumerà una roba come 5 tonnellate di carote. Non può prendersi un cavallo di fianco e darle a lui. E infatti era quello che mi sono chiesto anch'io. Cioè, è tipo stile Chef Tony, cioè sei così bravo che riesci a farlo. No, funziona. Ma Miracle Blade, io ce li ho da sempre. Miracle Blade con la sfera sopra. Ci ho tagliato un albero. Prossimo. Ma lui no, è un grande, è sempre già comparso in indumenti assurdi. Esatto, le bretelle. Ma che cos'è che ha in mano? Ma lui è fierissimo, ma può venire a far parte della No, ma lui l'ho messo poster perché degli anime. No. Donnie. Vabbè. E andiamo a leggere cosa ci dice Filippo. 34 euro. Ho acquistato questo bo anni fa per una rivocazione piratesca. Non che i pirati avessero i bo, ma era figo. Ma cos'è un bo? Penso al bastone. Ma sono stato tagliato fuori all'ultimo momento. No. Ora la sua massima aspirazione è percuotere qualche ipotetico ladro. PS ancora in celofanato. Ma io ho già sentito bo, Quella cosa più triste è il sono stato tagliato fuori al infatti l'ho messo perché storica. Mi piaceva un botto. Magari lui ci aveva già tutto il vestito. Facciamo mega un appello se volete un pirata armato con bo, che non sappiamo esattamente ancora cosa sia un bo. Non è quello forse per mettere le palle di cannone dentro? No, io ho pensato fosse perché lo usano i pirati. Il bastone di Go. I pirati avessero i bo. Poi ha un po' l'animo da pirata lui, si vede che è un po' piratesco. Andiamo avanti, ci dispiace comunque. Ma 34 euro e porta cartine. Ah no, ti fa i drummini. Gaia, 30 euro, è un marchingegno per realizzare sticker. E fin qui penserete, bella idea. Infatti. No, non lo è, perché costano molto le ricariche. Il foglio per fare gli sticker dura poco e basterebbe mettere della colla dietro un foglio, proprio come fa questo oggetto da 30 euro. La colla sticca pago 3 euro e funziona anche meglio. Voglio capire come funziona, però. Vorrei capire tu ci metti dentro qualsiasi cosa, semplicemente lui metti ti uno applica strato di colla. Sul 30 euro. 30 euro per sta roba è un vizio. Questo forse però la vince il premio. Sì. Questo potrebbe vincere il premio oggetto più inutile della valle. Brava Gaia. Ah. Beh, questo. No, vabbè, questo è. È una cassa da dolce. Sì. No, a casa. Fra, tu me la devi dare. Ti ho detto che non la trovo più. Ma perché non me la vuoi dare? Ma perché è inutile? Questa invece per me sarebbe funziona mega male. Utile. A parte che suona. A me si staccava. Lubi. 20 maledetti euro. Volevo avere la possibilità di ascoltare musica e cambiare brani in doccia senza dover necessariamente uscire. Peccato che la prima volta che ho usato questo coso si è scaricato dopo due brani. Si è staccato dalle piastrelle cadendomi sul confermo piede. Confermo tutte le cose che ha detto. Prendersi un'Alexa, la metti lì fuori dalla doccia, ci parli. Ma io considero che ho un box. Alto. Io ho un box. Tipo io non posso. A me sono venuti vicini che non posso tenere la musica dalle 9 e mezza alle 10 di mattina. E cioè tipo io le uso e mi trovo bene. Ah, te le usi? Il vostro parere per questo. A me si staccava. Ma quindi tu ti stai svegliando senza musica? La tengo bassa, quindi in doccia non la sento, la sento solo quando esco. Peso. Questo qua è veramente particolare. Sì. Non so se avevate il Game Boy, quello vecchio con la luce sopra. Ma questo fa luce o ingrandisce? Secondo me è luce solo. Fa luce. Elena, 15 euro. Immaginate lo scenario: sei in macchina e stai affrontando un viaggio lungo. È buio e per passare il tempo vorresti leggere un libro. Come fare? Light panel illumina la pagina che stai leggendo. Il problema: servono 4 pile AAA per funzionare ed è scomodo da tenere. Mai usato finora. Posso dire la mia? Perché ho provato un po' di lucine da. Quelle che devo leggere la notte. Io ho quelle che si pinzano. Allora.
Vabbè, allora no, tu no, sei il mago, sei il dio. E allora ho studiato. E vai, anch'io sto studiando. Va bene, anch'io sei bella Gandalf, vai. Il migliore in assoluto è quello da collo. Bomba. Ah, ce l'ho. Quello che mi hai regalato nel salotto. Quello da collo non l'ho ancora usato. Io ho provato quelle con la pinza, ma purtroppo illuminano la parte superiore della pagina, dipende dove l'attacchi naturalmente, ma non ti illuminano bene in maniera omogenea tutta la pagina. Io tipo ce l'ho e non la tengo vicina, la tengo bella alta, che quindi illumina un po' meno tutto. Io in realtà alla fine, so che sembra un po' strano, ma la soluzione migliore è quella da campeggio. Quella da campeggio. E dove tu guardi è illuminato perfettamente. No, ma tu quella la puoi regolare come ti pare, intensità che ti esatto. pare. Esatto, quella lì è pazzesca. Sei un genio. O sei tu che sei stupido, Gandalf? Questo non si capisce. Un pacchetto di fazzoletto. No, una gomma. Marta, 2 o 3 euro. In teoria servirebbe a spiare le persone. Sembra che tu stia guardando dentro la fotocamera, finta, e invece avendo una fessura sul lato e uno specchio inclinato all'interno, permette di spiare chi è alla tua sinistra. Quando l'ho comprato ero dipendente da Tiger e pensavo di diventare un'investigatrice privata solo grazie a questo coso. Spoiler, non è successo, però ho beccato un sacco di gente che si scaccola sui mezzi pensando di non essere vista. Ok, questa, ma come fanno a pensare che sia una telecamera vera questa? No, quello che non capisco. Ma che pensano? Questo qua è un pazzo. Però da lontano magari sembra un'analogica. Comunque è vero, quante persone si scaccolano in macchina? Io ho iniziato a scaccolarmi. Vergogna. Ci sta. In moto si riesce a scaccolare. È impossibile. Anche perché poi cioè, appena la tiri fuori, sa dove va. Con proiettile. Sì, no, potresti uccidere. Vabbè, Marta. Mi dispiace, abbiamo finito. No! Doveva essere lunghissimo, doveva essere la tua tesi. Vabbè, scriveteci qua sotto nei commenti altri oggetti inutili con anche il prezzo che avete comprato, perché ne vogliamo sentire un pochettino. Molto bello questo, mi è piaciuto. Ti è piaciuto? Vorrei fare una seconda puntata. L'altro è tutto tipo soprammobili. Robe che non hanno una funzione, ma sono strane. Tipo metà delle cose che ho in casa. Ci vediamo domani in live. Arriverenze. Arriverenze. Ah no! Cosa? Devi fare? No, alla prossima. Alla prossima. Fallo, no, alla prossima. Nel prossimo salotto la call to action di tonno. Che però è domenica prossima.